Torniamo dal TG 2000 in apertura alla politica con l'avvio del governo Meloni. Prossimo passo la fiducia delle Camere. Il primo appuntamento è il voto a Montecitorio. Il discorso programmatico della Premier è in programma domani alle 11. La chiama per il voto di fiducia è prevista alle 19. Il conflitto in Ucraina. Per Mosca, Kiev potrebbe usare bombe sporche con scorie radioattive. Pronta la replica, è un pretesto russo per giustificare il genocidio. L'arcivescovo maggiore di Kiev, Shevchuk, denuncia nuove deportazioni di orfani ucraini a Kherson. In Vaticano è durato quasi un'ora il colloquio tra Papa Francesco ed il presidente francese Emmanuel Macron. Una nota della Santa Sede riferisce che ci si è soffermati su questioni di carattere internazionale, a cominciare dal conflitto in Ucraina. Macron è poi andato a pranzo al Quirinale con il presidente Mattarella. Senza industria non c'è Italia. Per il presidente di Confindustria Bonomi le priorità per il governo sono l'energia, che è un'emergenza che dobbiamo affrontare subito, e il lavoro. Questo ha aggiunto nel suo intervento all'assemblea di Federchimica. È un governo storico con la prima premier donna, ma è un esecutivo che dovrà effettuare scelte immediate ed efficaci. Buone notizie riguardo al caro energia. Il prezzo del gas è sceso sotto la soglia dei 100 euro e quindi le bollette smetteranno di aumentare, anzi si prevede una riduzione nei prossimi mesi. Così il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Sale il bilancio dell'epidemia di colera che dopo la Siria colpisce ora il Libano, paese al collasso da 3 anni per la peggiore crisi finanziaria della sua storia. 10 le vittime, centinaia i contagi, in larga parte proprio tra i profughi siriani. In Gran Bretagna, dopo la rinuncia di Boris Johnson, Rishi Sunak è in pole position per conquistare la leadership dei conservatori e diventare premier del Regno Unito. Considerato da molti il responsabile della caduta del governo di Boris Johnson, è il più ricco parlamentare di Westminster. Ha perso la prima sfida contro Liz Truss, ma potrebbe diventare il primo premier britannico di origini indiane. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo e a Siamo Noi, il TG2000 torna alle 18:30, vi aspettiamo.